buongiorno a tutti. È un onore ricordare questa giornata, perché parlare di Balilla oggi mi sembra abbastanza significativo. Un giovane, un ragazzo che ha fatto un gesto in allora, un gesto forse da molti indifferenti, da molte persone che come ancora oggi ci sono considerato magari inopportuno, e invece un gesto che ha dato un entusiasmo a un movimento che in questo lungo periodo ci ha portato fino ai 150 anni dell'Unità d'Italia. È un gesto che ha trascinato tante persone. Mi piace oggi abbinare a questo gesto un po' la nostra situazione dell'Italia oggi. È un'Italia che per altri motivi è di fronte a un momento grave, come ci ha ricordato ieri il Presidente Monti, e forse lo stesso Presidente Monti ieri ha detto agli italiani di fare qualche cosa con lo stesso entusiasmo che fece allora Balilla, cioè di credere nella nostra patria, di credere in noi stessi, di aver fiducia, di accettare delle difficoltà, di accettare dei sacrifici per ricreare quelle condizioni di crescita, di produttività e di lavoro di cui l'Italia oggi ha tanto bisogno. Quindi penso che ricordare questo fatto, fatto da un giovane, voglia invitare tante persone, tanti giovani, a riprendere in mano la propria patria, la propria situazione, la propria volontà di essere italiani, di crederci e di portare avanti questa nazione che possa in Europa avere un peso, avere un'importanza, essere considerata. Credo che questo sia un gesto significativo per continuare quello che fece di allora Balilla, che ci portò a questa nostra Italia. Grazie. Amici, senesi, sono lieto di essere qui anche perché parole che ha detto l'amico Jester, ormai da 3 anni che vengo qui a ricordare Balilla, che sono importanti. E Pegnati di Senesi, per questa cerimonia, Pegnati rappresenta un'occasione giusta per rivolgersi ai sueni, perché anche se... è l'occasione giusta per rivolgersi agli sueni, perché essi ha la consapevolezza di valui che la storia ne offre e per collegarli alla realtà d'anche. Se Donna Ver diceva che questo è un monumento di Balilla, ci che rappresenta un sueno, un eroe, la figura l'ardì generoso del popolo che spezza e catene e rivendica la libertà. Niente oggi, dopo 265 anni, cosa vogliamo dire? Vogliamo testimoniare quegli eventi, ma vogliamo avere uno spirito attuale e pensiamo che questo monumento sia in riferimento per i nostri sueni. Balilla, dopo tutto, è un mito. I tragici fatti che sono successi in questo mese in Liguria e a Siena, l'alluvione, hanno fatto vedere che i nostri sueni hanno ancora una volta avuto quello senso d'appartenenza che li unisce. Dobbiamo ringraziarli con forza e dimo che il coraggio mostrò nella serena, perché siamo sicuri che sappiamo affrontare la vita con tenacia per costruire un futuro. E questo per continuare a dire che le parole sono le magiche e che siamo insieme. Ma sta qui anche l'occasione perché gli altri continuiamo a studiare la storia e abbiamo delle opportunità. Così abbiamo scoperto che sono difetti nuovi. Due ricercatori, Riccardo delle Piane e Paolo Giacomone Piana, che è anche il nostro socio e consultore, hanno trovato dei documenti particolari di fondi di un magistrato di guerra conservante l'archivio di Stato. Il primo è relativo a 1746, proprio l'anno di Feti. Un certo Giacomo Palma denuncia che Andrea Podestà, dito Balilla, le è stato ferito a colpi di spada e nel tuo processo usueno dice da bei 25 anni, proprio l'età che noi dimmo che le ha usato, che aveva detto che è l'Iguse. Ma un secondo documento non si riferisce a Podestà, che le ha stato assolto quella data un po' 15 di settembre, ma era il sergente era un sergente che militava in quella zona e che in quegli effetti
se vede che esso le ha stato una persona che lei ha conosciuta in Portoia. Ora mi altri pensiero che questi fatti possono dire che effettivamente Balilla esistiva in quel tempo. E un altro documento molto buono, strano ma più particolare, lei è stato in Portogallo. Un certo Mario Chiappetto trovò in un mercatino un documento vegio dell'epoca in cui si scriveva a Lisbona che gli ha degli effetti particolari e di questa sommossa. A quei tempi si parlava poco di quello che succedeva nel mondo, ma ha fatto veramente una grande eco la rivolta dei genovesi a Genova. E ora concludo dicendo che la compagna è sempre più legata ai giovani e che ad essi sta lavorando per fare con l'anno prossimo due importanti eventi che saranno legati proprio alle iniziative culturali che impegneranno il nostro sodalizio. Quindi grazie per essere ancora intervenuti. Viva Sena, viva San Sorso. Allegri!